Per parecchi giorni dopo la partenza da Nantucket non si vide sul ponte nemmeno l'ombra del capitano Ahab. Gli ufficiali si alternavano regolarmente ai quarti di guardia e da ciò che si vedeva essi parevano gli unici comandanti della nave. Soltanto uscivano qualche volta dalla cabina con ordini così improvvisi e perentori che in fin dei conti era chiaro che comandavano in luogo di un altro. Sì, il loro supremo signore e dittatore era là, sebbene ancora non visto da occhi cui non fosse permesso di penetrare nel sacro ritiro della cabina. Ogni volta che salivo in coperta dal mio turno di guardia, di sotto subito gettavo un'occhiata a poppa per vedere se un volto nuovo vi fosse apparso. Perché la mia prima vaga inquietudine riguardo al capitano sconosciuto diventava ora, nella reclusione del mare, quasi un turbamento. Tutto ciò era a volte stranamente acuito dalle diaboliche farneticazioni dello straccione Elia, che senza che io lo volessi, mi penetravano nella mente con una sottile energia che prima non avrei mai immaginato. Ma ben poco potevo reagirvi. Proprio come in altri umori, mi mettevo quasi a ridere delle solenni bizzarrie di quello strano profeta dei moli. Ma qualunque cosa fosse, apprensione o disagio, per dirla così, quello che io provavo, pure ogni volta che mi guardavo attorno sulla nave, mi pareva di provare questi sentimenti a dispetto di ogni ragione. Perché, sebbene i ramponieri, con la massa dell'equipaggio, costituissero una ciurma molto più barbara, pagana e varia di quella delle domestiche navi mercantili che nelle mie precedenti esperienze mi avevano fatto conoscere, pure io facevo risalire questa sensazione, e giustamente, alla fiera solitudine di quella selvaggia professione scandinava, nella quale mi ero gettato con tanto abbandono. Ma era specialmente l'aspetto dei tre comandanti della nave, gli ufficiali, che più efficacemente serviva a far dileguare questi miei pallidi presentimenti ed indurre fiducia ed ottimismo ad ogni previsione sul viaggio. Era una di quelle mattine di transizione, meno cupe, ma ancora grigie e nebbiose, e la nave con un bel vento volava sull'acqua, con un ritmo vendicativo di scattante e malinconica rapidità, quando io, salendo sul ponte all'appello della guardia del mattino, elevando lo sguardo verso il coronamento di poppa, fui percorso da brividi profetici. La realtà superò le apprensioni. Il capitano Ahab era sul ponte di comando. Non pareva avesse segni di comuni malattie fisiche, né di convalescenza. Sembrava un uomo staccato dal palo del rogo quando il fuoco ha devastato le membra, percorrendole tutte senza consumarle e senza portar via una sola particola della vecchia e compatta robustezza. La sua figura, alta e grande, sembrava fatta di solido bronzo e modellata su un indistruttibile stampo, come il Perseo fuso dal Cellini. Una cicatrice sottile, come una bacchetta, lividamente bianca, si vedeva partire dal mezzo dei capelli grigi e scendere dritta su un lato del volto e del collo, rossigno e bruciato, fino a sparire negli abiti. Somigliava a quel segno perpendicolare che talvolta s'apre nel tronco dritto e superbo di un grande albero, quando è lacerato da un fulmine scagliato dall'alto, che senza schiantare un solo ramoscello, scortica appena la corteccia e vi traccia un solco da cima a fondo, prima di sparire nel suolo, lasciando la pianta ancora verde e viva, ma segnata. Se portasse quella cicatrice dalla nascita, o se fosse lo sfregio di qualche ferita disperata, nessuno poteva saperlo. Per un tacito accordo non furono fatte allusioni, o ben poche, alla cosa, se
specie da parte degli ufficiali. Ma una volta il più anziano di Tashtego, tra l'equipaggio, un vecchio indiano capo allegro, affermò con superstizione che Aqab era stato segnato in quel modo non prima dei 40 anni e non nella furia di qualche rissa mortale, ma in una lotta con gli elementi sul mare. Pure questa ignorante allusione era smentita da ciò che insinuava un uomo grigio, originario di Man, un vecchio sepolcrale che, non avendo salpato altre volte da Nantucket, non aveva mai posato l'occhio sul fiero Aqab. Ciononostante, le antiche tradizioni marinare, le sue incredibili credulità, investivano popolarescamente questo anziano uomo di Man di un potere di discernimento oltre natura, cosicché nessun marinaio bianco lo contraddisse seriamente quando ebbe a dire che se mai il capitano Aqab avesse dovuto essere vestito con calma per la tomba, da qualcosa, così egli mormorò, difficilmente sarebbe accaduta, allora chiunque avesse compiuto quell'ultimo ufficio funebre avrebbe trovato un segno di nascita dalla testa ai piedi. Così fortemente mi impressionò l'aspetto del torvo Aqab nel suo insieme e il livido marchio che lo rigava, che per pochi istanti all'inizio io appena mi accorsi che questo soverchiante, truce aspetto era anche dovuto alla barbarica, bianca gamba su cui in parte si appoggiava. Mi era giunto all'orecchio in precedenza la storia di quella gamba d'avorio che in mare era stata ricavata dall'osso levigato di una mandibola di capodoglio. Ah, è stato sbalzato dall'albero maestro al largo del Giappone, aveva detto una volta il vecchio indiano capo allegro, ma come la sua nave disalberata, egli ha navigato con un altro albero, senza tornarsene a casa per questo. Ne ha una faretra piena. Rimasi impressionato dalla singolare posizione in cui stava. Su ogni lato del ponte di comando del Picot, molto vicino alle sartie di Mezzana, c'era nella plancia un buco, fatto con il trivello, profondo circa mezzo pollice. La sua gamba d'osso era infilata in quel buco. Il capitano Aqab stava eretto, con un braccio levato e aggrappato a una sartia, lo sguardo fisso oltre la prora della nave, che di continuo si immergeva. C'era un'infinita, saldissima fermezza, una determinata, indomabile volontà, nella fissa e indomita dedizione di quello sguardo. Non disse una parola. Nei suoi ufficiali dissero a lui qualcosa, sebbene da tutti i loro più impercettibili movimenti ed espressioni, molto chiaramente appariva l'imbarazzante, per non dire penosa consapevolezza di essere sotto l'occhio corrucciato di un padrone. E non soltanto questo, ma il tetro, segnato Aqab, stava davanti a loro con un'espressione di eterna angoscia, sul volto, in tutta l'indicibile, immensa e regale dignità di un cocente dolore. Poco dopo questa sua prima visita all'aria aperta, si ritirò in cabina. Ma da quella mattina l'equipaggio lo vide ogni giorno, sia che stesse nel suo buco a perno o seduto su una sua panchetta d'avorio, sia che camminasse pesantemente in coperta. A mano che il cielo si faceva meno cupo, egli cominciava a divenire un po' più gioviale e a richiudersi sempre meno, come se allontanandosi la nave da casa, nulla, se non la morta invernale oscurità del mare, lo avesse fino allora tenuto così appartato. E piano piano avvenne che gli fosse quasi continuamente all'aria aperta, anche se, per quel che diceva o percettibilmente faceva sul ponte, finalmente rischiarato dal sole, sembrasse per ora inutile, come un altro albero. Ma il Picot era ancora intraversata e non in regolare crociera. Per quasi tutti i preparativi della caccia, che rendevano necessaria una sorveglianza, gli ufficiali bastavano, così che per ora
c'era poco o nulla nell'interno che impegnasse o stimolasse Acab e potesse cacciar via, almeno per quell'intervallo, le nuvole che una sull'altra si addensavano sulla sua fronte, dato che sempre, per accumularsi, tutte le nuvole scelgono le cime più alte. Tuttavia, di lì a poco, la calda, melodiosa persuasione di quella stagione, che sembrava di vacanza, parve gradatamente sciogliere, come per incanto, la sua tetraggine, poiché quando le fanciulle danzanti dalle rosse gote, aprile e maggio, ritornano nei boschi invernali e misantropi, anche la quercia più vecchia spoglia e squabra e squarciata dal fulmine, finisce per germogliare qualche gemma verde, per salutare così allegre visitatrici. Così fece Acab, in ultimo, rispondendo un poco alla seduzione scherzosa di quella giovanile atmosfera. Più di una volta egli espresse sul volto la tenue fioritura di uno sguardo che in un altro uomo sarebbe subito sbocciato in un sorriso. Passarono alcuni giorni e, lasciati ghiacciai e banchi di ghiaccio a poppa, il Picot rollava ora verso la radiosa primavera di Quito, che sul mare regna quasi perenne al limitare dell'eterno agosto dei tropici. Quelle giornate fresche e tiepide, limpide, risuonanti, profumate, traboccanti, ridondanti, parevano coppe cristalline di sciroppo persiano, riempite di fiocchi di neve rosa. Le magnifiche notti stellate parevano altere dame in velluti ingioiellati, che nutrissero in casa, con orgoglio solitario, la memoria dei loro assenti conti conquistatori, i soli dagli elmi dorati. Per dormire era qualche volta difficile scegliere tra giornate così seducenti e notti altrettanto incantevoli. Ma tutte le magie di una simile stagione senza declino non recavano nuovi incanti e poteri soltanto al mondo esterno. Interiormente esse agivano sull'anima, specialmente quando scendevano le ancor dolci ore della sera. Allora la memoria germogliava i suoi cristalli, come il limpido ghiaccio il più delle volte ama formarsi nei crepuscoli silenziosi. E tutte queste azioni sottili sempre più operavano sull'organismo di Acab. La vecchiaia è sempre insonne, come se, da quanto più tempo un uomo è legato alla vita, tanto meno abbia alcunché da spartire con cose che somiglino alla morte. Fra i comandanti di mare, quelli più vecchi con la barba grigia lasciano spesso la loro cuccetta per salire sul ponte avvolto dalla notte. Così faceva Acab, soltanto che ora la novità era che gli sembrava vivere talmente all'aria aperta che, a dire il vero, si doveva parlare di visite fatte alla cabina piuttosto che dalla cabina al ponte. Ad un vecchio capitano come me dà l'impressione di calarsi nella propria tomba, mormorava tra sé, di scendere in questo stretto boccaporto verso la cuccetta scavata come in un avello. Così, quasi ogni 24 ore, quando i turni di guardia notturna erano assegnati e il drappello di coperta sorvegliava il riposo del drappello di sotto, quando, dovendo venire tirata una cima sul castelletto di prua, i marinai non la gettavano malamente come di giorno, ma con una certa cautela la calavano al suo posto per timore di disturbare i compagni addormentati, quando questa specie di calma costante cominciava a prevalere, d'abitudine, il silenzioso timoniere fissava il boccaporto della cabina e di lì, a poco, il vecchio appariva, afferrandosi al corrimano di ferro per aiutare il suo passo di storpio. Era in lui qualche ragionevole tocco di umanità, poiché in occasioni come questa egli si asteneva dal passeggiare sul ponte di comando, perché
per i suoi stanchi ufficiali che cercavano riposo sei pollici sotto il suo calcagno d'avorio, da eco di quel passo di osso sarebbe stata tale da popolarne i sogni di pescicani con denti stritolanti. Ma una volta che era di umore troppo tetro per questi comuni riguardi e misurava con passo grave e pesante il ponte da poppa all'albero maestro, Stab, il vecchio ufficiale in seconda, salì sopra coperta e con un certo spirito, peraltro mal sicuro e sforzato, fece presente che se il capitano Achab trovava piacere a passeggiare sul ponte, certo nessuno poteva dir nulla, ma che ci doveva pur essere qualche maniera per attutire il rumore. Accennò a qualcosa di simile a una palla di stoppa, molto vagamente ed esitando, e all'inserzione, in essa, del calcagno d'avorio. «Ah, Stab, non conoscevi Achab, allora?» «Sono forse io, una palla da cannone, Stab?» disse Achab. «Che tu vorresti imbottirmi in quel modo?» «Ma fa come ti pare, l'avevo dimenticato. Scendi alla tua tomba notturna, dove esseri simili a te dormono nel loro sudario per abituarsi a star dentro quello definitivo. Via, cane, acuccia!» Impressionato dall'imprevedibile esclamazione conclusiva di quel vecchio che l'aveva così inaspettatamente schernito, Stab rimase senza parola per un momento. Poi disse tutto eccitato: «Non sono abituato a sentirmi parlare a questo modo, signore, e non mi piace nemmeno per metà, signore!» «Basta!» masticò tra i denti Achab, allontanandosi violentemente, come se volesse evitare qualche tentazione suggerita dalla collera. «No, signore, non ancora!» ribatté arditamente Stab. «Non mi si dà impunemente del cane, signore!» «E allora ti darò 10 volte dell'asino, del mulo, del somaro, e via di qua! O libererò il mondo della tua presenza!» Così dicendo, Achab gli si fece addosso con un aspetto tanto terribile che Stab involontariamente arretrò. «Non mi sono mai lasciato trattare così, senza ribattere con un colpo ben assestato», mugugnò Stab quando si trovò a scendere per il boccaporto della cabina. «È molto strano. Fermati, Stab, in qualche modo, però non so bene se devo ritornare indietro e picchiarlo o... che cosa? O inginocchiarmi qui e pregare per lui. Sì, questo era il pensiero che si faceva strada in me, ma sarebbe la prima volta che io abbia mai pregato. Strano, molto strano. Anche lui è strano. Sì, prendetelo come volete. È forse il vecchio più strano con cui Stab abbia mai navigato. Come mi ha fulminato. I suoi occhi sembravano foconi. È pazzo. In ogni modo, nella sua testa c'è qualcosa di sicuro, come certo che un ponte deve averci qualcosa quando si spacca. Non è a letto adesso, eppure sono le 3 dopo mezzanotte e neppure dorme. Quel pancotto, il dispensiere, non mi ha detto che al mattino trova sempre i panni della branda del vecchio tutti rovesciati e spiegazzati, le lenzuola ai piedi e la coperta quasi annodata e il cuscino spaventosamente caldo, come se vi fosse stato sopra un mattone rovente. Un vecchio coi bollori. Scommetto che ha quella che la gente di terra chiama coscienza. È una specie di malessere, dicono. Peggio del mal di denti. Bene, bene. Io non so cosa sia, ma che Dio mi tenga lontano dall'acchiapparlo. È pieno di enigmi costui. Mi domando che cosa faccia ogni notte nella stiva di poppa, come Pancotto mi ha detto che sospetta. E che ci va a fare, vorrei sapere. Chi gli dà appuntamento nella stiva? Non è strano? Ma è impossibile dirlo. È la vecchia faccenda. Oh. Finalmente un pisolino, che io sia dannato, se non vale la pena di essere nati, se non altro per prendere sonno. E ora che ci penso,
Questa è forse la prima cosa che fanno i bambini. E anche questo è strano. Che io sia dannato, ma tutte le cose sono strane, se uno ci pensa. Ma è contro i miei principi. Non pensare al mio 11° comandamento. E dormi quando puoi, è il mio 12°. E così siamo a posto. Ma com'è? Mi ha dato del cane? Basta. Mi ha dato 10 volte dell'asino e vi ha aggiunto un mucchio di altre somarate. Poteva benissimo prendermi a calci e ci sarebbe riuscito. Forse mi ha preso a calci e io non ci ho fatto caso, tanto ero impressionato dal suo cipiglio. Chissà, era livido come un osso sbiancato. Che diavolo mi succede? Non sto ritto sulle gambe. Urtarmi con quel vecchio mi ha come rivoltato lo stomaco. Per Dio, devo aver sognato, eppure... Come? L'unico modo è di smetterla. Su, ritorna nella tua amaca e domattina vedrò come questo giocoliere maledetto la pensi alla luce del giorno. Quando Stubbs se ne fu andato, Acab rimase appoggiato alle sartie. Poi, com'era da tempo sua abitudine, chiamò un marinaio del turno di guardia e lo mandò in cabina a prendere lo sgabello d'avorio e la pipa. Accesa la pipa alla lampada della chiesuola e piantato lo sgabello sul ponte dalla parte del vento, si sedette a fumare. Negli antichi tempi, nel nord, i troni dei re danesi, amanti del mare, erano fabbricati, secondo la tradizione, con la zanna del narvalo. Come si poteva guardare Acab in quel momento, seduto su quel treppiedi di osso, senza riferire a lui la regalità che esso simboleggiava? Perché un Khan del ponte, un re del mare e un gran signore dei leviatani, questo era Acab. Per alcuni momenti il denso vapore continuò a uscire dalla sua bocca con soffi costanti e veloci che gli ritornavano spinti dal vento sul volto. «Ebbene», si disse infine, allontanando la pipa, «questo fumare non mi consola più. Oh, la mia pipa! Devo essere in uno stato ben triste se la tua dolcezza non mi sarà più compagna. Sono stato qui ad affaticarmi senza coscienza, non a trar godimento. Sì, fumando da ignorante tutto il tempo controvento e con tirate così nervose, come se, simili a quelle della balena morente, le mie ultime fiatate fossero le più forti e le più cariche di affanni. Che cosa ho a che fare con questa pipa? Con questo oggetto che è fatto per la serenità, per far salire tranquilli, bianchi vapori fra tranquilli, bianchi capelli, non fra lacere ciocche, grigio ferro come le mie. Non fumerò più. Lanciò in mare la pipa ancora accesa. Il fuoco sibilò per le onde, nel medesimo istante in cui la nave superò rapidamente la bolla fatta dalla pipa che andava a fondo. Col berretto calcato, Acab camminava sbandando sul ponte.